Ciao, in questo piccolo video andrò a mostrarti come installare e usare l'holder KH100 della HNY. Per prima cosa prendiamo la tasca dedicata al minikit. Una volta rimosso il tappo dell'obiettivo, dobbiamo installare l'anello adattatore specifico per la nostra lente. In questo caso dobbiamo installare il 77 mm. Adesso siamo pronti per installare il resto dell'holder. Suggerisco di svitare parzialmente i pomelli, così facendo avremo un minimo di grip durante l'installazione. Questo ci aiuterà un sacco nell'installazione dell'holder e minimizzerà i tempi dell'installazione stessa. Adesso, come puoi vedere, l'holder è perfettamente installato e pronto all'uso. Ora ti mostro questa cover in metallo. È necessario installarla per prevenire infiltrazioni di luce se non dobbiamo usare i filtri drop-in. Infine, possiamo installare i nostri filtri a lastra. Come puoi vedere è super veloce e sicuro grazie alla cornice magnetica. Mi raccomando, tieni a mente di avvitare la manopola di modo che il filtro rimanga saldamente installato fra gli slot. I magneti sono potenti, ma per maggior sicurezza ti suggerisco di farlo. Ovviamente, grazie al sistema drop-in, possiamo installare il filtro dedicato in ogni momento. Vedi? Facile, veloce e sicuro. In questo caso ho installato il polarizzatore standard incluso nel kit. La struttura del sistema previene la caduta del filtro se il KH100 viene capovolto. Adesso cambierò il polarizzatore standard con un polarizzatore ND8, un filtro drop in combinato. E quindi cambierò il CPL ND8 con l'estremo ND65.000, ben 16 stop. Nel frattempo, ovviamente, è possibile installare altri filtri magnetici, come i GND, per esempio. Infine, smonterò tutto dalla lente con il procedimento inverso. Se ti è piaciuto questo video, metti like e seguimi sul canale per altri suggerimenti. Ciao, a presto!